Buongiorno ragazzi, poi cavoli e benvenuti in questo nuovo video per lezioni Italia e Estonia. Allora, domani è un piccolo test che ci prepara per Polonia e Bosnia che dovremo giocare in Nation League. Questa amichevole, secondo me, avere questa amichevole, secondo me, è abbastanza bello, anche se dovremo lavorarci lo stesso. Comunque, l'Estonia, come sapete, non è un granché come nazionale, come la Moldova, secondo me, domani andiamo là e li spacchiamo in due come abbiamo fatto contro la Moldova. Anche se penso che sarà qualcosa di meglio della Moldova, ma sarà poca cosa come la Moldova. Comunque, l'ultima partita che abbiamo giocato è stata veramente uno schifo. Abbiamo giocato contro l'Olanda, abbiamo fatto letteralmente schifo. Ma come cacchio si fa a fare 1-1 in quel modo per un gol che non si piglia neanche in mezzo alla via? In mezzo alla via. Quindi se domani andiamo a giocare, dobbiamo giocare in un modo che è abbastanza presentabile, perché se non giochiamo malissimo, prendiamo gol e perdiamo contro l'Estonia, dico l'Estonia, come dobbiamo vincere contro Polonia e Bosnia? Quindi domani se il CT mette una buona squadra o perdiamo, cosa molto improbabile che perdiamo, però comunque c'è pure la chance, perché niente è impossibile. Quindi se possiamo vincere, secondo me sì. Comunque, io penso che finisca 6-0 Italia. Penso che segni Belotti, Griffo, Barella, Insigne e Immobile. Come se io qua giù i vostri commenti su come finirà questa partita, secondo me è vincibile, è vincibile. Speriamo di non fare la figura del cacchio che abbiamo fatto contro Olanda e Polonia, perché se giochiamo in quel modo perdiamo. Se giochiamo in quel modo contro l'Estonia in un amichevole, cioè non sto neanche qualificandosi per l'Europeo, per il Mondiale, oppure Nations League, quindi vorranno distruggerci. Speriamo di andare là e vincere. Mi sento che se andremo là e vinceremo senza problemi, ma il preoccupo c'è, cioè il pensiero c'è, perché se non sai battere un'Olanda che non è neanche al granché, contro l'Estonia secondo me avrai problemi, ma secondo me sono dettagli, andiamo là e li distruggiamo. Comunque, se oggi vi posso commentare su come finirà, secondo me vinceremo, me lo sento che torneremo ad essere una nazionale forte e vinceremo, chissà se vinceremo questa Nations League, secondo me la vinceremo, scrivete nei commenti, anche se abbiamo fatto schifo, secondo me ci siamo ripresi, e ovviamente come sapete Mancini è positivo al Covid, quindi ci sarà un caretaker, un assistente che farà l'allenatore domani, fortunatamente adesso Covid l'ha preso e niente. Comunque, il video è finito qui. Grazie un rato, forza Italia sempre e forza Juve sempre. Cerchiamo domani di andare là e di spaccarli in due così, tacchete, spaccarli in due così, perché quello che dobbiamo fare. Moldova parte seconda. Comunque, ciao, vi saluto, forza Italia sempre, vinci per noi, ciao. E poi pensiamo alla Nations League in Polonia e Bosnia, due partite difficili, che sono, sembrano che da me, molto difficili. Ciao, forza Juve sempre e forza Italia sempre.